grande applauso ancora a lei. E il tema che gli abbiamo affidato è Il Regno è qui e ora, e come sottotitolo è Il Mistero dell'Amore del Regno di Dio. Grazie Rosanna. Benissimo. Buongiorno e voglio innanzitutto far sentire la mia gioia, la mia gratitudine verso Padova, Vicenza, verso tutti voi amici e specialmente vorrei ringraziarvi per il segno di speranza che siete, non solo per la vostra terra, ma credo davvero per tutto il mondo. E si respira questa speranza che avete dentro, evidentemente, che vi porta a trasmetterla, a comunicarla, a farne davvero un contagio. E vorrei iniziare proprio così molto brevemente con due suggestioni, prima di passare proprio al tema. La prima suggestione è una reazione alla primissima battuta di Papa Francesco in quel saluto stupendo che ci è stato appunto fatto vedere. Lui dice che il tempo non passa da solo, ma che il tempo è fatto di incontri. È molto interessante. Perché? Perché la fisica quantistica dice la stessa cosa. C'è un autore che tutti noi possiamo leggere perché è un grande divulgatore, è un grande fisico, si chiama Carlo Rovelli. Di recente ha scritto un piccolo libro pubblicato per Adelphi che si intitola L'ordine del tempo. Se potete leggetelo, perché è un testo quasi di teologia, pur essendo di fisica. Lui dice questo, che le ultimissime proprio teorie scientifiche sul tempo ci dicono che il tempo non esiste, come qualcosa che passa, come un contenitore. Se non ci fossero gli incontri, se la materia, pensate un po', la materia stessa non fosse un luogo di continui contatti, non esisterebbe il tempo. Cioè il tempo è il frutto degli incontri che la materia vive, addirittura elettroni, protoni, neutroni, si parla di quello. È molto interessante, no? E questo profitterei per suggerire al mondo cattolico di riprendere un autentico dialogo con la scienza contemporanea. E la seconda suggestione mi viene dal fatto che stamattina abbiate invitato due donne, e questo è molto pertinente al tema del Regno dei Cieli, perché se c'è un regno, diciamo, nella Bibbia, è quello davidico, naturalmente. Ma se non ci fossero state due donne, una si chiamava Noemi, l'altra si chiamava Ruth, così una citazione a caso, diciamo, non ci sarebbe stato Obed, e non ci sarebbe stato Jesse, e non ci sarebbe stato Davide. E quindi, andando avanti, come ci ricorda molto bene la genealogia di Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo primo, non ci sarebbe stato neppure Gesù, perché Gesù comunque è un discendente di Davide. Allora, siccome, no, così magari non parleremo troppo di tenerezza a proposito di regno, direi che però la tenerezza sia davvero all'origine del regno, perché queste due donne sono legate davvero dalla tenerezza. Sono due donne, diciamo così, che vengono ritratte nel loro vuoto all'inizio. Sono affamate e non hanno mariti, quindi non hanno la possibilità né di vivere il presente, perché non hanno il pane, né di vivere il futuro, perché non hanno speranza di avere figli, non avendo mariti. Mettendo insieme proprio la loro povertà, il loro vuoto, la loro fame, che cosa, condividendola in un'estrema tenerezza. Perché c'è una parola struggente all'inizio del libro di Ruth, che è questa: la suocera dice, lasciatemi voi, no, nuore, perché io non potrò darvi più niente, il mio grembo è vuoto e sarebbe impossibile ormai darvi un futuro. Orpa, che significa colei che gira le spalle, se ne va, e Ruth invece resta con queste parole dicendo, dove tu andrai io andrò, dove tu ti fermerai io mi fermerò.
Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Io vedo in questa alleanza tenerissima di queste due donne davvero una rivelazione di Dio. Il Dio di Ruth e di Noemi è il Dio di due povertà che si uniscono in maniera del tutto gratuita, senza poter scambiare niente, in termini di mercato, diciamo, e quindi danno vita alla stessa identità di Dio, quasi partoriscono Dio, perché il Dio che verrà fuori da loro sarà questo Dio davvero della tenerezza, della potenza tenera di cui parla sempre Papa Francesco.